Ok, salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di questa serie sull'ombra della guerra, chiamata l'ombra della guerra e dell'ignoranza. Ora, come ho detto prima, qua adesso dovrò cercare di attivare questa missione qua, quella lì. Missione di tradimento, in quale appunto i miei uomini infiltrati da lui mi portano bel torc solo soletto nelle mie grinfie. Sì, ecco. Sì, all'attacco, attacca adesso. Oh, e avvia tradimento, perfetto. Così dovrebbero resettarsi tutti questi cosi. Le guardie orco spostato ignorando questo imboscato. Come dico, non è di salita, è cacciatori di rinforzo. Ok, bene. Ehi, hey, Glob! È il senza morte! Oggi è il nostro giorno fortunato, ragazzi. No, Per il lucente non il segnale! tuo. Non il tuo. No, che cosa? Cosa pensi di fare? Come è fuggito? No! Quale fuggito? Ma che dove cacchio vuoi? Dove vai? Via! Via! Oh, benissimo. Io direi che questa è andata non alla grande, alla grandissima. Quindi, io a questo punto, qua c'è dove è morto, guarda, Griscia, portatore di morte. Niente, non fare. Allora, io farei invece un'altra cosa. Direi. Ok, bah. E io mi porto direttamente sul posto, dai. Provo a portarmi direttamente sul posto per prepararci per il prossimo. Nel senso, ne abbiamo eliminato un altro. Ottima cosa. Tanto. Oh. Ok. Perfetto. Poi morti. Cos'è un lancio rapido? Ah, ecco cos'era il lancio rapido. Va bene. No, ok. Io mi porto riattendo un po'. Ormai conosco la strada. Olè. Scusate, che non mi va di affrontare mille cose. Ora quello viene lì. Ok. Oh. E tu un altro. Nessun altro? Morirai. Via. Scusa. Tu devi dirmi qualche cosa. Devi dirmi assolutamente qualche cosa. E mi dirai qualcosa di lui. Ok, Mog. Ingrigito. Terrorizzato dalle esecuzioni. Cagionevole. Per gli attacchi a distanza, esecuzioni, ferito, rofo, vabbè, insomma, un po' di roba ce l'ha. Tu muori.
è una gemma. Io aspetta che mi sono perso di qua, ok, mi porto subito sul posto che tanto so già dove devo andare, perché tutte le missioni di infiltrazione vanno tutte in un punto solo. Ok, e andiamo di qua. Olè. Ora che siamo entrati dentro questa caverna, incominciamo. Esercito. Allora, tu ne hai già infiltrati 3. Ah, e ci infiltriamo pure quelli che... Ordina questo borgo, c'ha la sua missione. Sta facendo un'ortalia. Si sta dall'ordalia, va che to ordina. E tutti qua. Conferma missione, dai. E nuova missione Nemesi, ubicata so io dove. Sì, ubicazione sconosciuta, vabbè. So io, guarda. Eccola là. L'ubicazione sconosciuta. Perché le fanno tutte qua. Vai, iniziamo. Caro Krakorn, amico dei Ghoul, vinci questo duello, infiltrati. Che io poi io vieni a prendere tu pronto. Ok. O spero. Questo c'ha... Bene. Ma i... Oh, bene. Ah, c'ha la maledizione, c'ha i... i cosi. Ah, che cosa è successo? Ah, prendi i... glieli tira. Sì, almeno la lancia tiragliela, no? Va bene. Ma molto... Tua vita finisce. Ok, dai, reagisci. Dovresti, insomma... I livelli sono un bel po'... Lo vedo pigro. Lo vedo pigro proprio il mio. Boom, aia. Bene. Metodico a suo modo. A suo modo metodico. Ok. Questo c'ha un arco? Droppo un arco questo? Va bene. Ok, diciamo non è neanche grande, è un grande arco rispetto al mio. Questo è lo, meno 70 durata, maledizione, terrorizzo nemico. No. Questo no. Ok. Allora. E allora io direi di vediamo se possiamo un altro voglio mandare. Allora, qua c'era una l'ingrigito, vabbè. Allora, vediamo un po'. Direi un altro. Questo lavoro sul territorio è un lavoro che serve, che è utile. Allora, tu quanto ne hai? 4. Qualcun altro? Ah, tu. Zun. Allora, tu bot il malato. Confermiamo la missione. Ma porco, poi qualcuno, gente sconosciuto, non lo, eppure dovrei prendere delle cose, insomma, dovrei un attimo prendere informazioni sul reggente, che serviranno
Se possibile infiltrare qualcuno anche dal reggente, non sarebbe neanche male. Allora, cotto immalato. Ok. Allora, Zun. Caro Zun. Buon Zun. Ora tocca a te. Però mi diventa... È bello questa cosa di questo gioco, che diventa una sorta di gestionale di Fight Club. In piedi mi incontrava, ok. Va bene. Sono te. Pincia! Ah, vabbè che i livelli sono tipo 10 per... Stremato il primo colpo, ucciso col secondo. Ok, Zun. Va bene. Ma chi ti deve dire niente? Ok. Va bene. Allora, chiudi attrezzatura. Vediamo l'attrezzatura. L'attrezzatura che non è all'altezza di quello che ho io. Quindi è questo qua. 4. No. Allora, per uccidere una distanza per uccidere il capitano. Allora, io direi. Bene, così faccio anche punti esperienza praticamente a gratis. Comunque, direi sempre esercito. Io infittiamone più possibile, magari. Cenenaldo, Curcro, occhio matto, cioè è impegnato. Ma tu no, tu non lo sei. Quindi e te ti ordino di infiltrarti qua. Da Cotto il malato. E conferma missione. Vai di missione Nemesi. Olè. Così, Cotto e malato, anzi Cotto e mangiato e poi... Vai, Scott il cornuto signore. Vediamo un po'. Contro. Adesso vediamo se riesce a superare. Gubul inafferrabile. Io voglio una primavera. Avanti, che si fa sotto? Sei va bene. Minchia! Ma che cosa? Ma è un lanciamino. Cosa? Ma allora non è stato lui. Aia. Ah. Mi sa che il cornuto signore lo vedo male. Ho 5 livelli sotto al tuo però, eh. Io non te lo vorrei dire. È 5 livelli sotto al tuo. Dovresti potercela fare. Ma no, nemmeno gli manca. Sei... Diciamo, posso dire che hai problemi di mira, caro amico mio. Vai, vai, vai. Minchia, botto. Cioè, dovresti perdere. Onestamente mi dispiacerebbe quasi, però... bene. Oh, dai, ce l'ha fatta, dai. Beh, sì. Sta cosa delle... Ste frecce esplosive che c'ha. Non è male. Cioè, se gli va a segno un colpo fa il devasto, eh. Fa il devasto davvero. Comunque, vediamo questo. E... distruggo per Midian. E... questo non si può distruggere, quindi direi niente. Allora, avremmo domina fare. Fa uscire Boot, guida della catena, dominando i suoi. E l'altro è Cotto il malato. Si trova che parte una fortezza, entra nel mondo spettrale. E individuo senza far scattare l'allarme. Non mi piace sta cosa. Non mi piace.
Ah, qua ora sono tutti impegnati, questo è. Qua Ronk, colui che divora. Qua. Borgo barba di metallo. Che scatolicchie però. Allora. Anche non di metallo. Allora. E dove posso. Allora. Nel mondo dell'individuo senza far scattare l'allarme. Allora, potrei fare così. Potrei provarlo. Tanto è anche vicino. Cerca, ok. Cotte il malato si trova qualche forte. Entra nel mondo dell'individuo senza far scattare l'allarme. Cotte. Mamma che brutta faccia che c'hai però. Allora. Vita, lingua di fuoco. Ok. Iniziamo, dai. Questo comandante è astuto. Ci servono altre informazioni prima di affrontarlo. Va bene. La porta è chiusa però. Non ho mai visto. Con noi. Ok. Ah, ci sono gemme così a caso. Questo è. Mi sembra che c'è un barile vicino che non vedevo. Ok. Con la calma. Niente succede. Con la calma. Stealth. Allora, io tanto seguo. Va bene. Cantano canzoni, belle canzoni allegre, tanto da quelle parti. Nel tavolo delle mappe. E dov'è? Vabbè, sto cazzo. Via, tu con me. Mi ha salvato un muro. Un muro mi ha salvato un muro. Ora, tu, quello che mi serve comunque informati. Ok. Io approfitto di te per informazioni sul reggente, perché Zuka soffiatore di corno. Allora, vulnerabile alle esecuzioni, paura di carico, confuso alla furtività. Ok. Ok. Ok, via.
Piano piano, poco alla volta. Questo è quello che è con me. Beh, porca puttana. Si è messo in mezzo. Calma. Allora, il tavolo delle cose è qua sotto. Il problema è che è letteralmente circondato da qualsiasi cosa. Accampamento. No, devo cercare. Come cotto in malato? Ok. Giusto. Vai. Vai, ragazzi. Olè! È cotto il malato, è andato! Direi alla grandissima! Abbiamo disabilitato le lingue di fuoco. Oh! Oh, levati! Olè. Grazie per avermi salvato, Jens. Ok. Dov'è il terrorizzato? Dai. Vabbè. No, è morto. Volevo arruolarlo. Volevo arruolarlo, ma... È morto prima. Torniamo al nostro esercito. E rifacciamo la nostra sfilza di... Allora. Iniziamo da... Arbeca il cavabudella. Ordina. Di andare con tutto qua. Infiltriamoci da butto. Qua da butto mi sa che ne serviranno tanti. Quindi conferma missione. Ok. E iniziamo. Allora, Arbeca il cavabudella. Io questo non me lo ricordo più neanche. Non me lo ricordo più neanche, ad essere molto sincero. Vediamo un po'. Ma chi è questo? Che è sto gibbone? Ti farò gridare per loro. Di un gibbone. Ok. Questo, allora, questo mi ricorda match. Mi sembra possibili match fra. Chi ha match fra Giga? Non credo di averlo mai visto. Match proprio fra giganti. Però quello là c'ha... Sì, però...
Braun Strowman contro Big Show. Boom. Posso accogliere io la teca? Ok. Arbeca. Boom. L'ha stremato. Un attacco solo. Sen. Boom. Ciao. Si contorce in maniera un po' anormale, però. Arbeca. Spia infiltrata. Mantello di Numenor. Ok. Mantello di Numenor. Con il quale mi ci faccio i minion. Decisamente. Sì. Poi. Potenziamento. Sì. Con un'incisione di un capitano mi va bene. Scusa però. No. Ok. Poi. Adesso livello 41. È un arco. E mi hanno dato un altro di questo, vai. Si va raccolta di Miriam. Questo martello me lo tengo, non si sa mai. Metti che cambio arma. Questo si strunce per Miriam. Va bene. Allora. Proprio comodo, comodo. Adesso ce la facciamo. Comoda, comoda. Altra infiltrazione. Questo tu che cos'è? No, missione trappola non mi piace. Piuttosto infiltriamone un altro. No, Nazo la sentinella vorrei un attimo preservarlo, ad essere sincero. Però possiamo anche... Allora, Nazun ventre di fuoco. Su boot guida della catena. Vai. Nuova missione Nemesi creata. E andiamo a vedere se boot ci fa qualche... Ok. Via. Olè. Infiltrazione. E lavoro sul territorio. Lavoro sul territorio importante. Allora, zoom ventre di fuoco. Direi possiamo anche provare a infiltrare. Vediamo un po'. Ukbuk frantumateschi. Ukbuk. È bello che lo dice con leggerezza. Il controbidista Zun. Lo specializzato nei contrattacchi, direi. Però oh, già 7 livelli meno di te, dovresti potercela fare, no? Sei incazzato. Vai. Olè. Però è... c'è sta cosa di fuoco. Se uno non trova un ignifugo o comunque un immune al fuoco, è molto efficace. Va, spear e poi bomba. La trovo sempre. Che cosa brutta e violenta. Olè. E zoom ventre di fuoco. Mi dà anche un pugnale. Un pugnale che è anche migliore. Figge veleno ogni 34 secondi. Compino. Usa lancio per colpire un nemico avvelenato. Io non so se. Ma anche l'altro non è che fa. Senti, vai. Ok. E piuttosto quest'altro lo si smonta e si fanno Miriam. Facciamo tanti Miriam. Facciamo i soldi che ci serviranno. Che ci serviranno. Vieni qua. Poi. Sempre all'esercito. Allora. Questo fatto.
Ma sì, anche Krakorn. Ordina. Su boot guida della catena. Conferma missione. Ok. Mi lavorano molto bene, mi lavorano. Finora di queste... credo una volta sola mi è capitato una di queste missioni infiltrazione sia fallita, nel senso che è morto il mio. Credo sia, mi sia capitato una volta sola. Comunque, vediamo. E questo chi è? Ma no, questo lo riconosco. Era... no. Era... quello è il cantante dei Prodigy. Ci va contro... aia. Va contro il cantante dei pro... A chi la stai tirando la cosa? Ah. Ma sono... perché c'ha le mosche questo? Va bene. Ma guardano un po' il no, è il cantante dei Prodigy. Se lo vedete bene è uguale. È il cantante dei Prodigy. Cioè, ci manca... purtroppo non ha mosse da fuoco, altrimenti sarebbe... sarebbe da metterci sottofondo Firestarter. I'm a Firestarter. Niente. Qua il cantante dei Prodigy non sembra andare bene. Cioè, nel senso... insomma, sembra destinato a perire contro il nostro Krakorn. Che ripeto, non è un terzino destro della Bielorussia. È il nostro orco, però sta subendo da il cantante dei Prodigy che si è inferocito. Ma ciao, direi. Ecco qua. E cantante di Korn ci saluta. Cantante di Korn ci saluta. E la nostra spia viene infiltrata. Spada di Rorim. Rorim. Distruggiamo per Minion. Olè. Goraro, direi. Allora. Poi. Direi torniamo all'esercito. Oh, questo è infiltrato, tutto infiltrato. Nanzu. Tu che sei? Grash il flagellatore. Vabbè, allora tu sei già infiltrato. Tu sembri essere impegnato. Tu Scott, infiltrati pure tu. Vai. Oggi diciamo che completerò la puntata infiltrando quante più gente possibile da quel capitano lì. Per poi la prossima puntata sferrare, meno penso di volerlo fare, l'attacco definitivo per levarci anche quell'ultimo capitano. E poi magari, boh, possiamo vedere la situazione. Magari se la situazione, come posso dire, se la situazione si risulta essere vantaggiosa, nel senso una situazione di vantaggio, potrei anche provare l'assalto. Flog, ma non mi sono perso con... andami meglio... non il peggio. Ah, è due fuoco contro fuoco qua siamo, solo che il nostro è 5 livelli più 5 livelli di più. Vediamo un po' se riuscirà a farli valere. Cosa? Aia. Ah, vai. Che cosa? Niente. Dovresti... allora, con... allora, lui, bello. Sono due orchi specializzati in attacchi di fuoco, anche se il nostro è più da attacchi a distanza, mentre quello è melee. Ma cosa... vai però. Beh, non è che mi sta convincendo molto, cioè... o almeno, sta andando abbastanza bene, incontro la situazione, ma non... non mi dà quella sensazione di forza, anzi, io... ho la sensazione che a parità di livello avrebbe vinto l'altro, eh. Comunque, Spear, e alla fine...
Aia, di nuovo. Bomba! Boom! È andato. Flog è andato. Scott, il cornuto signore, ha avuto la meglio anche stavolta. Ok, vediamo se c'è qualcun altro ancora da poter infiltrare. Dai, infiltriamo nei tanti, perché no, ho sbagliato. Start esercito. Direi Wood, guida della allora, questo è quello. Ce n'è qualcun altro? Ne rimane solo uno. Rimane solo Nazu la sentinella. E mio personale idolo, penso lo adorerete anche voi. Il motivo lo sapete, ma adesso lo saprete meglio. Allora, ordina. Ma io lo preserverei in Azu. Piuttosto ordine addestramento. Posso dargli qualcos'altro? Questo qua è possibile già una cavalcatura. Oh, non può averla. Questo non può avere la cavalcatura, Nazu. Oh, ma peccato, che cose. Vabbè. Allora, io direi a questo punto allora di fermarci qua. Abbiamo eliminato ben due capitani, direi. Ed è un'ottima cosa. Abbiamo eliminato ben due capitani. Della guardia sono lì. E stiamo lavorando bene sul territorio per... ho lavorato abbastanza sul territorio per gli altri, diciamo. Per l'ultimo, che poi alla fine è quello che rimane, che rimarrà dopo. L'ultimo rimane per l'assalto, diciamo, in modo tale che così non abbiano più, non rimangono più potenziamenti, si possa provare l'assalto. Non dico possa essere più facile, ma diciamo possa essere meno proibitivo. Io direi dalla caverna qua, dalla Bat Caverna, da parte mia e del Talion, un saluto a tutti quanti voi e alla prossima.